Un uomo di spirito si troverebbe spesso molto a disagio senza la compagnia degli sciocchi. Le liti non durerebbero mai a lungo, se il torto fosse da una parte sola. Ci guadagneremmo di più a farci vedere come siamo che a cercar di apparire quel che non siamo. L'attesa attenua le passioni mediocri e aumenta quelle più grandi. Il mondo ricompensa più spesso le apparenze del merito che il merito stesso. È più vergognoso non fidarsi dei propri amici che esserne ingannati. Poniamo più attenzione nel far credere agli altri di essere felici che non cercare di esserlo veramente. La violenza esercitata su di noi da altri è spesso meno dolorosa di quella che ci infliggiamo da soli. La timidezza è un difetto che è rischioso rimproverare alle persone che vogliamo correggere. Il modo sicuro di restare ingannati è di credersi più furbi degli altri. La maggior parte dei giovani crede di essere spontanea, mentre è soltanto maleducata e grossolana. La cosa più difficile da trovare nei legami amorosi è l'amore. Noi siamo soliti considerare come buoni ascoltatori solo quelli che condividono le nostre opinioni. Non si desidera mai ardentemente ciò che si desidera solo con la ragione. Si può anche trovare una donna che non ha avuto esperienze amorose, ma è raro tuttavia trovarne una che ne ha avuta solo una. La speranza, per ingannevole che sia, serve almeno a condurci alla morte per una strada piacevole. Ci sono persone che mai si sarebbero innamorate se non avessero mai sentito parlare dell'amore. Il vero amore è come i fantasmi. Tutti ne parlano, ma pochi li hanno visti. Le promesse di certi uomini sono come sabbie mobili che viste da lontano sembrano solide e sicure, ma si rivelano inconsistenti e insidiose. Quando siamo stanchi d'amare, siamo ben lieti che l'altra persona ci divenga infedele, per sbarazzarci della nostra fedeltà. La sincerità si ritrova in pochissimi uomini ed è spesso il più abile degli inganni. Uno è sincero al fine di conquistare la confidenza e penetrare nei segreti di un altro. Si danno i consigli, ma non si dà la saggezza di seguirli. Il modo più sicuro di essere ingannati è credersi più furbi degli altri. L'adulazione è una moneta falsa che ha corso solo grazie alla nostra vanità. Il piacere dell'amore è di amare,
e si è più felici per la passione che si nutre che per quella che si ispira. Si tradisce più spesso per debolezza che per deliberato disegno di tradire. Occorrono grande talento e capacità per celare il proprio talento e le proprie capacità. È impossibile amare una seconda volta ciò che non si ama veramente più. Vi sono crimini che diventano innocenti e perfino gloriosi a causa del loro splendore, numero ed eccesso. Bisogna regolarsi con la fortuna come con la salute, goderne quando è buona, pazientare quando è cattiva, e non ricorrere a estremi rimedi che in caso di estremo bisogno. Ci sono cose belle che risplendono di più quando restano imperfette che non quando sono troppo compiute. Sebbene gli uomini si adulino essi stessi per le loro grandi azioni, esse non sono così spesso frutto di un grande progetto quanto del caso. Molte persone disprezzano la ricchezza, ma pochi sanno come darla via. Si può dire che i vizi ci aspettino lungo il corso della vita come ospiti presso i quali bisogna successivamente sostare. Dubito che l'esperienza ce li farebbe evitare se ci fosse consentito percorrere due volte lo stesso cammino. Tutti quanti si lamentano di non avere memoria e nessuno si lamenta di non avere giudizio. Il bene che abbiamo ricevuto da qualcuno esige che rispettiamo il male che egli ci fa. La mente si lascia sempre abbindolare dal cuore. L'onestà delle donne è spesso amore della propria reputazione e della propria tranquillità. La violenza che bisogna esercitare su se stessi per rimanere fedeli a chi si ama, non vale più di un'infedeltà. Sono poche le donne oneste che non siano stanche del loro ruolo. La ristrettezza mentale determina la caparbietà. Non crediamo facilmente a ciò che si trova al di là del nostro campo visivo. Le menti mediocri condannano abitualmente tutto ciò che oltrepassa la loro portata. Si può essere più acuti di un altro, ma non più acuti di tutti gli altri. Il silenzio è l'atteggiamento più sicuro per chi diffida di se stesso. Pensiamo che pochissime persone siano sensibili, ad eccezione di quelle che hanno la nostra opinione. Le qualità che abbiamo non ci rendono così ridicoli quanto quelle che fingiamo di avere. Nella vita si hanno delle circostanze per cui, per cavarsela, bisogna essere un po' pazzi. Prima di desiderare fortemente una cosa, bisogna verificare quanto sia felice chi la possiede.
Per quanta vergogna uno possa aver meritata, è quasi sempre in nostro potere il ristabilire la nostra reputazione. Se non avessimo difetti, non proveremmo tanto piacere nel notare quelli degli altri. Un uomo ragionevole e innamorato può agire come un pazzo, ma non deve e non può agire come un idiota. I vizi entrano nella composizione delle virtù come i veleni in quella delle medicine. La saggezza li mescola e li stempera e se ne serve utilmente contro i mali della vita. Noi non abbiamo il coraggio di affermare in generale che siamo senza difetti, e che i nostri nemici non hanno buone qualità, ma in particolare non siamo molto lontani dal crederlo.